Adesso invece torniamo a parlare dei problemi, entriamo nuovamente negli ospedali e vediamo se abbiamo pronto il collegamento con la dottoressa Chiara Rivetti, che è segretario. Buongiorno dottoressa, la vedo. Buongiorno. Segretario regionale ANAO Piemonte, che è l'Associazione Nazionale dei Medici Dirigenti del Piemonte. Allora, dottoressa, voi avete proclamato uno stato di agitazione perché, come dire, da tempo che bussate al governo per avere determinati accorgimenti, ma sembra che insomma, da Roma facciano un po' orecchie da mercante o comunque non vi ascoltino fino in fondo. Che cosa chiedete esattamente? Beh, dunque, la prima richiesta che proviene da tutte le regioni è quella di dare ai medici, a tutti i sanitari che in questo momento stanno seguendo i pazienti Covid negli ospedali, gli adeguati dispositivi di protezione, perché con differenti criticità mancano quasi dappertutto delle mascherine, quasi dappertutto intendo in molte regioni. Delle mascherine filtranti FFP2 ed FFP3 che sono indispensabili per operare all'interno degli ospedali a contatto con numerosi pazienti Covid positivi. In Piemonte queste carenze c'erano soprattutto all'inizio, adesso i rifornimenti sono arrivati quasi dappertutto, ci sono ancora qualche criticità in alcune ASL, ma devo dire che la situazione con il tempo è andata migliorando. Quello che chiediamo poi, sempre a livello nazionale, è quello di eseguire dei tamponi al personale sanitario sintomatico, al personale sanitario che è venuto a contatto con i pazienti Covid positivi senza le adeguate protezioni, quindi è stato a rischio di contagio, e che questo personale venga messo in quarantena, mentre adesso vengono messi in quarantena, cioè vengono lasciati a casa i medici sintomatici. Ma quelli a rischio di essere Covid positivi continuano a lavorare con le mascherine finché non viene eseguito il tampone, finché il tampone non è positivo. Quindi diciamo questo potrebbe favorire ovviamente la diffusione del contagio se i dispositivi non vengono forniti o utilizzati nel modo corretto. E poi è anche un problema proprio per la salute dell'operatore che comunque con il rischio di essere positivo continua a lavorare e quindi continua a essere sottoposto a stress. Queste fondamentalmente sono le due richieste più pregnanti che noi. Senti, ma al di là dell'emergenza, secondo lei il sistema sanitario piemontese ha retto e anche il fatto, comunque ne parlavamo anche prima con il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Genova, il fatto che comunque questi dispositivi siano risultati carenti e continuano ad esserlo tuttora, cioè è un qualcosa che si poteva prevenire, come dire, ha messo alla luce una falla nel mondo sanitario, cosa ne pensa lei? Dunque, il mondo sanitario piemontese rispetto ad altre regioni partiva sicuramente svantaggiato perché il Piemonte è uscito da poco, nel 2017, da un piano di rientro che ha Sì. tagliato pesantemente sia i posti letto che il personale. Quindi iniziavamo già con delle difficoltà su questi due versanti. Per quel che riguarda i dispositivi, i livelli di responsabilità sono sicuramente numerosi, nel senso che a livello nazionale c'è stata probabilmente una latenza nel di distribuire attraverso la Protezione Civile Nazionale tutti i DPI necessari. Questa difficoltà ha avuto dei riflessi a livello regionale e anche delle responsabilità, poi le abbiamo evidenziate anche a livello regionale nella distribuzione e nell'approvvigionamento, che è stato secondo noi lento e un po' disorganizzato. Certo, tutto va contestualizzato in una situazione di emergenza che era particolarmente grave, imprevedibile. Però certe cose alla luce di quello che stava succedendo Si prima in potevano Cina nei mesi prevenire. precedenti e poi a Codogno in Lombardia forse si potevano fare in più. Grazie, Certo. Grazie dottoressa Rivetti, anche lei buon lavoro e buona Pasqua. grazie anche a voi. Buon Grazie. lavoro.